ha riaperto martedì sera con il sold out il Teatro Cinema Comunale di Pietrasanta dopo 6 mesi di chiusura. Dopo il taglio del nastro è partita con il pienone la prima per il concerto di Natale. Tanti applausi per il direttore dell'orchestra Marco Pasquini e per la filarmonica accompagnati in questa avventura dal coro della scuola primaria Pascoli di Pietrasanta. Coro nato dal progetto di insegnamento della musica nelle scuole che la filarmonica porta avanti già da alcuni anni. Fra gli altri si sono esibiti la Scuola Cantorum di Marina di Pietrasanta, diretta dalla maestra Stefania Goti, professore della cattedra di clarinetto all'Istituto Musicale Boccherini di Lucca, maestro Remo Pieri, e i giovani talenti Michelangelo Falcone e Greta Doveri, che hanno fatto parte del cast della trasmissione televisiva di Canale 5 Io Canto. Un teatro finalmente sicuro, accogliente e più bello, ha detto il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni. Tanti gli interventi dell'amministrazione realizzati in attesa del 2017 di sostituire anche le poltroncine. I lavori sono stati mostrati in un video con le foto del tetto del teatro pericolante e del dopo intervento. Un'operazione costata al comune oltre 400.000 euro. È stato Simone Tartarini, assessore ai lavori pubblici del comune di Pietrasanta, a seguire i lavori in cantiere e a mostrare ai cittadini tutte le opere realizzate. Già programmata per il 25, 26, 27 e 28 gennaio, la festa della canzonetta con la sfida tra le contrade pietrasantine.